Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono PelliVG e oggi torniamo su Pokémon Flora Sky. Ok, andiamo da questa parte. E andiamo di qua, credo, sì. Ok, c'è un Pigliamoso, quindi una merda, iniziamo. Cavoli, e Pokémon, rompi palle. Mamma mia, che palle però. Scintilla. Lui ci usa un bel rafforzatore. Scintilla. Buona. E fa livello 12 Shinx. Ora con questi tipi qua mettiamo davanti. Colfish non si può mettere, mettiamo Staravia. Anche se ben allenato, quindi non so dire. Però dai, facciamo. Va bene, lui c'ha un Wumpel livello 10, noi con uno Staravia livello 14, che sta per diventare già livello qua 15, ma subito subito attacco e batte. Livello 15 Staravia, noi c'ha un Caterpie, cambiamo. Mettiamo Corphish. Le clod dobbiamo allenare assolutamente. Paterpi livello 10. Anche se è un Pokémon di merda, però. Ecco, perfettissimo. Lui ci usa le mille bave. E missa. Vai. Vai script di nuovo. E fa. 112 punti esperienza. Arriva a livello 12 Corphish, anche lui. Ora un combi. È anche un tipo volante, quindi converrebbe usare Shinx. Quindi usiamo Shinx. Vai. Vabbè, Shinx Intimidate Cuts for Combat Attacks. Scintilla. Lui ci sa Profumino. Che palle Profumino. L'illusione, ma lui. Muore combi. Dai, Shinx. E lui ha un Pinico. Mettiamo Monferno, l'abbiamo usati tutti. Pinico ragazzi, un Pokémon del Pokémon Pigna. Usiamo Bracina. E l'ho batto in un colpo. Questo si sapeva da, fin dall'antichità, Monferno livello 15. Perfetto. Andiamo avanti. Di qua. Aspetta. Perché? Per chi non l'avesse vista, un etere può essere importante, soprattutto verso la riga Pokémon può servire. Un altro Pigliamosche. Però voglio vedere di qua cosa sta. Sono curioso. Non c'è niente, però di qui. Non c'è niente qui, non c'è niente. Ecco. Pokémon rompicoglioni. Un Wurmple. Me i piccoli otto mi stanno sul cazzo, quindi non lo catturo. Sta anche stare per primo, ma lo teniamo così perché. Vabbè, già che stiamo ora usiamo soltanto Shinx e Corphish perché si devono allenare. Poi sapete perché ho
Patrat, perché lo uso solo così per spaccare rocce, quindi mettiamo Corphish per primo. Ok, vai. Contro questo qua. Pigliamosche, che è soltanto due Pokémon, quindi uno ciascuno, che se di livello un po' più alto di quello di prima, però non dovrebbe darci fastidio. Cioè, che stiamo, mettiamo Vice Grip, un po' su di bolla. Perfetto, gli toglie metà. Lui usa la forzatura, quindi nel prossimo colpo non gli facciamo niente. Ma ora un Corphish ancora Vice Grip, vai, ecco. Lui usa ancora la forzatura, questa mossa è, cioè, più avanti. Vai ancora Vice Grip, vai. Sai, lo batte. Ora Corphish non salirà, ovviamente, di livello. Ma ci va quasi. C'è un Beautifly, quindi dobbiamo mettere assolutamente Shinx. Non credo che, dipende dal livello che sarà Beautifly, ma non credo che sale poi a livello 13. Quindi andiamolo comunque. È livello 13, quindi secondo me ci darà anche filo da torcere. Lui ci usa Raffica, che ci toglie un 5 PS, che in questi livelli sono molto molto possono essere fondamentali. Ha una buona difesa Beautifly, perché resiste al colpo di Shinx, super efficace, quindi comunque una buona difesa. Lui ci toglie ancora 10, 5. Notare 10 noi, però, con Scintilla ora è fatto fuori. Livello 13 Shinx, che ce lo stiamo allenando molto bene, però devo imparare qualche mossa, perché Shinx è 848. Veramente che rischia anche di arrivare a livello 14, e va anche a livello 14. Ora Shinx sta bene. Bisogna soltanto allenarsi. Coso. Corphish. Provato a culo potente. Ecco, si va di qua, ma non so che cosa qua si sfida. No, non ti sfida. Vediamo, forse qui se c'è qualcosa. No, non c'è niente. Qui c'è niente. Bisogna trovare qualcosa nascosto. Non c'è un cavolo, Anna. Ah sì, non c'è un cazzo. Andiamo di qua. E che merda. E che merda. Un silicone. Anzi, un casco. Dopo che si assomiglia, le rompono le palle. Io non lo distruggo, non mi interessa niente, lasciamolo vivere questo povero Pokémon. Ok, dovrebbe essere questa strada giusta, questa qui. Io non so cos'è, nel senso di Pokémon che ha, quindi io tengo comunque Corphish, non so. Il Dazzle with my wonders. Non so, ora vabbè, si vedrà, è una psiche. È una psiche che c'ha solo un Pokémon, per fortuna Abra. Ora non so se sa le mosse che fa e che sa. Comunque noi diciamo vai, no, vai Sgrip. E lei c'è anche intro forza. Possono essere anche fregati, però c'ha vai Sgrip, che li toglie un botto. Ora lei da capo intro forza, che non ci toglie praticamente 2 PS, 3 pure. 3 PS. Vabbè, noi abbiamo subito fatta fuori, un po' scarso Abra. È scarso Abra, però poi si diventa Kadabra e alla Kazan viene forte. Corphish impara anche Fulmi Sguardo, una mossa che non serve un cazzo. Quindi, intanto High Water is Lost, Pelle VG a 360. Meno male che questo gioco è in italiano, sta diventando inglese mano a mano. Andiamo di qua. Bisognerà capire. Lì c'è una Pokéball. Cos'è sta merda? Non si può. Non ti parla la cosa. Va bene. Andiamo a prendere con la Pokéball. Può sempre essere utile, ma va a cagare. Per una merda. È sempre sto silicone. La zecca. Per la prima volta ma la zecca. Va bene, un silicone, noi scappiamo via. Non curiamoci Pokémon, che è meglio.
un X attack che non è da vendere perché io non li uso mai queste merde. Ecco. Un altro rompi, 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 rompi. Va bene ragazzi, mi sto rompendo i coglioni già a vedere questi qui. Dove cazzo faccio? Cosa cazzo? Mamma, che merda, non so neanche parlare. Dove se ne... Ok, di qua. Oh merda, questo qui. Questo è un bullo. Noi andiamo. Lo sfidiamo. Facciamoci avanti. Va bene, due Pokémon Emolga. Che ci darà molto fastidio. Perché noi abbiamo Corphish è un tipo acqua, quindi cambiamo. Con Monferno. È l'unica soluzione buona per cui farlo fuori velocemente. Perché poi starà anche debole contro di lui. E Monferno e Shinx non gli fa niente. Lui lei si usa colpo coda. Ok, braciere. Non bisogna toccarlo, quindi non usate pugno rapido. Ve lo consiglio, hai fatto bene a togliere Corphish, se no era già morto. È stecchito. Ah, Emolga un bel attacco. Non lo tocchiamo, mi raccomando, perché se c'è l'abilità, quella che paralizza, so cazzi, anche se lo paralizza lo stesso. E stiamo nella me... No, che culo, non ce l'ha paralizzato. E noi siamo da capo. Vedete come a Monferno ha tolto molto, quindi bisogna stare attento a questo Pokémon qui. Emolga. Andiamo a Monferno con 192, come a Corphish. Poi Hotot, e qui andrebbe benissimo lo Shinx, anche se vorrei allenarmi Corphish, lo metto perché me lo devo un po' allenare. Quindi Hotot, livello 12, quindi un bel Vice Grip, lui ci usa beccata, attenzione, ci toglie poco, siamo fortunati. Noi usiamo Vice Grip, che gli ruba quasi metà vita. Ancora ruggito, quindi ora non credo riusciremo a batterlo, però arriveremo comunque, lo batteremo sicuro. E lo batte. Ah, perché siamo stati fortunati, abbiamo fatto un Critical Hit. Fortunatissimi. E livello 3, 14 anche Corphish. Perfetto, 14 alla meglio, vabbè, le solite bug. Anche se ormai il gioco è diventato tutto inglese, soltanto la prima parte. Diciamo che questo qui non ha fatto una grandissima traduzione, eh. Va bene, ragazzi, siamo quasi fuori dal tunnel. Quello non lo sfido perché mi sta sulle palle, anche se, ci, se è lì. Vedete lì all'angolino, ho trovato anche un Pokémon, però c'era una Pokéball. Non so, io vorrei sfidarlo e poi finire la puntata. Facciamo così. Sfidiamolo, prendiamo la Pokémon e poi finiamo la puntata, visto che siamo più o meno 12 minuti. Quindi togliamo. Fuga. E andiamo. Ecco, lui ci sfida. Ok, ragazzi. Ora possiamo usare qualunque Pokémon. Quindi quello che ci sta me meglio, quello che ci sta, mettiamo. Perché non ci dobbiamo. Non ci dobbiamo allenare nessuno. È che solo per primo sta la merdina di Corphish. Che però è un ottimo Pokémon. Cambiamo e mettiamo Monferno, non so, mettiamo Staravia, Monferno perché ha poca vita. Non si sa mai chi trovi davanti. Stavora sta questo qui perché è scemo. Bisogna stare attenti. Attenzione a Ninkata che è un Pokémon molto molto lento. E rompe le palle. Pokémon che mi sta sul cazzo. Che non so neanche chi è l'evoluzione. Qui c'è Sanguisuga che poi è demente. Cioè, cosa fai? Mi togli un PS, mi togli. Mi toglie un PS e lui non guadagna neanche un cane, non guadagna niente. Uso bell'attacco d'ala e faccio, è distrutto. Ciao. Veramente un demente questo qua. Sono una merda. Va bene, 61 punti Corphish, 61 Staravia, infatti non abbiamo guadagnato niente di punti di esperienza. Un Caterpie. Un Caterpie. Usiamo Corphish. Dai, giusto per... No, che ce l'abbiamo così. Go, Corphish. Vai. Bug catcher James, ok.
Usiamo Vice Grip, non credo che in un colpo riusciremo a battere. E ecco fatto. Un'altra gufata delle mie. Se trovo 8, me lo catturo. Va bene, ragazzi. Per le VG a 144 for winning. E che cavolo, no! Perché non mi cata, ragazzi. Dobbiamo distruggerlo, farlo fuori. Fuga, fuga, fuga. Vai, dai, fond paralisi heal. Guarda, abbiamo il Pokémon nell'ultima air. Schiviamola. Usciamo fuori. Vediamo se siamo usciti dal bosco. Sì. Quindi ora possiamo andare avanti. Vediamo di qua cosa sta. Ok, mi sa che questo di qua siamo passati. Non lo so. Va bene, ragazzi. Credo che la puntata possa finire qui. Mettete mi piace. Commentate e iscrivetevi al canale. Alla prossima!